Da Lavicor Stadium, 14ª giornata di campionato, Campobasso, San Benete e Tese, il match che tutti stavamo aspettando, oltre 4.000 presenze quest'oggi a Campobasso, la curva è davvero gremita, non solo quella nord dei nostri tifosi, anche la curva sud, lo Spicchio, dove sono accorsi oltre 700 tifosi della San Benete e Tese. Questa 14ª giornata, il controllo di Tomassini, col tacco riesce a trovare Alessandro perfettamente, occhio alla conclusione di Alessandro che la colpisce malissimo, lamenta un tocco di un avversario. Esposito poi salva tutto, che controlla poi Alessandro, di prima il piattone, buono lo scambio tra i due, ancora Alessandro, la conclusione di Alessandro. Esposito blocca senza problemi, cercheranno proprio loro due il pallone sul secondo palo, Gonzalez di testa, l'ha presa Coco, l'ha presa, resta lì Lupo, poi Nonni, traversone ribattuto, lo salta Mingani, può provare anche la conclusione, preferisce metterla dentro Mingani, Coco vola. Ancora la Samb in attacco, pallone lungo sul secondo palo, vola Esposito, con la mano di richiamo la mette fuori, calcio d'angolo. Cerca qualche spazio per un guizzo dei suoi, poi va in mezzo a tre, un rimpallo lo favorisce, pallone per Mengani. Mengani torna da Nonni. Nonni sul primo palo di testa! Ci ha provato Serra. La torsione di testa di Antonello Serra, fuori misura il pallone. Cardoni di testa, anche Nonni. Poi Lombari verso Maldonado, tra le linee prova a muoversi Persichini, Persichini, attenzione Persichini, il controllo di Persichini, sì! 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 Persichini, andiamo 1-0, 1-0, 1-0 e andiamo a segnare. Proprio lui è appena arrivato e timbra già il cartellino con il numero 34, Lorenzo Persichini. Lombari rientra, ritorna, resta lì la San Benete Tese che adesso praticamente va all'assalto in questi ultimi minuti per cercare quantomeno il pareggio ed evitare la prima sconfitta stagionale. Battista, la conclusione con l'effetto, poi che brivido, mamma mia, mamma mia. Battista con Zoboletti, pallone sul secondo palo, attenzione, bella, è bella, è bella, Gonzales, Gonzales la mette alta, sì! E finisce qui, è finita, il Campobasso vince 1-0, vince 1-0 con la rete di Persichini, la prima sconfitta stagionale per la San Benedettese in campionato, arriva all'Avicor Stadium grazie al gol di Persichini.